Bentornati su As It Should Be. Quello che andremo a vedere oggi è un additivo della Bardal B2 da mettere in motori magari un po' stanchi, un po' usurati, come può essere questo motore del trattorino. Vi faccio vedere questo piccolo trattore, quindi un Kubota B5001, ha un motore bicilindrico 500 cc diesel. E vedo che sia prendo un po' il tappo dell'olio durante il moto, sia un po' dallo scappamento, si vede che comunque sia leggermente fuma. Vorrei provare, prima di magari andare a smontare, cambiare fasce, rifare il motore, roba del genere, ad utilizzare questo additivo per vedere un attimino se ci sono benefici o no. Da quello che leggo c'è scritto che aumenta la viscosità dell'olio a caldo, riduce l'attrito tra le parti in movimento del motore, ripristina la compressione, la potenza, la reattività, riduce l'uso del motore, insomma, andiamo a provare. Il motore deve essere caldo, quindi l'ho già fatto scaldare, e vediamo sia prima che dopo. Allora, andiamo a fare un test del blow-by, o in italiano dello sfiato, quindi se i cilindri hanno problemi di fasce o comunque di tenuta. Ok, quello che riusciamo a vedere è sia il fumo che esce dallo scarico, che è leggermente bianco, sia il fumo che esce dal tappo dell'olio quando il motore è in moto. Andiamo a fare una prova. Il motore è già caldo. Questo è lo sfiato. Notare che è molto 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 densa, sembra quasi miele. Magari aspetto 2 minuti che si fluidifica un po', perché non vorrei che mi vada a tappare la lubrificazione completamente. Nel frattempo magari iscrivetevi, è gratis e comunque mi fate un grande favore, e magari se il video vi è piaciuto potete anche mettere un bel like sotto. Adesso faccio scaldare ancora un po' il motore, faccio andare in circolo tutto questo olio e al ritorno vediamo un po' se qualcosa è cambiato.
Beh, diciamo che miracoli non se ne vedono, però fa un po' meno fumo di prima. Prima giravo con la mascherina quando lavoravo, adesso ho fatto un quarto d'ora di lavoro e sembra che l'aria sia respirabile, quindi qualcosina ha fatto. Quanti miracoli, a quanto pare anche stavolta non sono verificati, però comunque sia, penso che male non possa fare. Vediamo un attimino com'è l'olio fisicamente. Fisicamente sembra un po' più densa, effettivamente, sì. Oh. 18 euro, quasi quasi. Si può tentare, penso. Ok, con questo vi saluto. Ci vediamo e alla prossima.